Bertoni, che ci ha voluto invitare per salutare il nostro settore giovanile. Un primo grazie particolarmente a tutti i dirigenti che permettono di tenere viva questa società, un grazie ai nostri atleti, a tutti i nostri collaboratori, un grazie a tutti voi che fanno oggi della Virtus Bergamo una bellissima realtà. Il fatto di Virtus Bergamo è nata con l'obiettivo di diventare ancora più forti, di riuscire a fare quello che la volta e le altre e la Zanocena hanno fatto in questi anni e soprattutto di farlo legato ad un progetto che non può essere legato alle persone, ma a una società, a dei risultati e degli obiettivi ben precisi. Alla prima squadra che oggi è qua con noi, che ringrazio particolarmente per avermi fatto godere veramente una bellissima partita, noi come società chiediamo di fare un campionato dignitoso, un campionato all'altezza di farci divertire. E lasciatevi spendere due parole in più sul nostro settore giovanile, che ritengo per me la cosa che mi porta veramente a stare vicino al calcio. Anzi, penso che tanti di noi, che chi ci mette soldi, che qua, ci mette soprattutto dalla passione. E vi darei un applauso a tutti per la passione che abbiamo in questo nostro calcio.
un invito ai miei ragazzi a stare con me in diretta da me la sera, perché da mercoledì inizia la parte più difficile per noi. Riguardo alla domanda che mi hai fatto, ti ho risposto una volta. L'anno scorso la nostra società ha vinto un campionato con 9 ragazzi provenienti da seconda giovanile. La cosa che mi ha colpito di più è stata è tutto il consenso e le qualità morali che si è date in modo per fare tempo. Quindi io ancora per l'ennesima volta ringrazio tutti i miei colleghi che lavorano su di me e che creano e formano i nostri giocatori. Per la società questo sarà importante. Mi ricordo per l'ennesima volta ragazzi da Lignores e che arriverà a giocare da Lignores per l'ennesima volta, quindi